Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha incontrato questa mattina i partecipanti al corteo dell'Unione degli Studenti Link Napoli, che ha sfilato da Piazza Garibaldi a Piazza Municipio per contrastare le politiche autoritarie del governo in materia di istruzione e per rivendicare un finanziamento reale al diritto allo studio, chiedendo al comune di adottare nuove misure a tutela dei tantissimi studenti che animano la città. Come è noto, il comune di Napoli ha aderito con un atto formale alla dichiarazione dei diritti di cittadinanza dei soggetti informazione. Allora, buongiorno, ringrazio la Rete della Conoscenza, Link, UBS, tutti i giovani, gli studenti che ci avete invitato. È presente anche l'assessore all'istruzione, giovani, il presidente della commissione Felaco, ma ci tenevo a dire questo: la vostra dichiarazione è stata da noi condivisa e ne abbiamo fatto una delibera. Quella è una delibera assolutamente innovativa in Italia. Oggi però noi dobbiamo fare in modo che nei prossimi 5 anni quello che sta scritto nella vostra dichiarazione e in delibera si concretizzi, altrimenti rischiamo di enunciare dei principi condivisi, fare un ragionamento, indicare un metodo e non realizzarlo. Noi invece siamo fortemente impegnati perché ci possano essere destinate risorse alla scuola. Anche come sindaco della città metropolitana, siccome i giornali non lo raccontano, vi invito ad andare a vedere in un momento di crisi economica quante risorse abbiamo messo per l'edilizia scolastica, non per la buona scuola a chiacchiere, ma per l'edilizia scolastica della città e della città metropolitana. Prima dei compagni vostri mi chiedevano di Pomigliano, ma lo stesso vale per Qualiano. Andate a vedere perché sono milioni di euro che sono stanziati. Poi nella nostra città ci interessa però garantire la mobilità sulla città metropolitana, ottenere dai governi nazionali e regionali le risorse, altrimenti abbiamo un trasporto su gomma e su ferro tra la città di Napoli e i comuni della città metropolitana che non è all'altezza del diritto allo studio e del diritto alla mobilità, così come il diritto all'abitare, l'avete detto, i fitti in nero, le vessazioni che fanno i proprietari delle case. Insomma, Napoli vuole essere la città dell'accoglienza, la città dei giovani, la città dello studio e anche la città della giustizia sociale. Per fare tutto questo, questa è la nostra opinione, dobbiamo anche dare un forte no al referendum sulla Costituzione, perché la Costituzione, prima ancora di essere modificata, deve essere attuata. Se non la si attua nell'articolo 1 che parla di sovranità al popolo, di lavoro, l'articolo 3 uguaglianza, gli articoli sulla scuola, sulla ricerca, sulla natura, sull'Italia ripudia la guerra, sulla salute. Quindi insieme possiamo andare molto lontano. Noi faremo di tutto per attuare insieme tutti gli assessorati, insieme a voi, come siamo abituati a fare, dialogando con la gente, dialogando con il popolo, attuare quella delibera in modo che lo studente possa trovare attraente venire a studiare a Napoli, cioè anche dal sud e anche da altre parti d'Italia e del mondo. Basta questa storia della fuga, diciamo, dei cervelli. Napoli è una città in cui si può stare perché abbiamo riscoperto l'umanità, abbiamo riscoperto il valore di stare insieme e soprattutto, consentitemelo di dire, questo è un motivo di grande orgoglio da napoletano, il protagonismo popolare. Cioè questa città ha smesso di chiedere solamente al sindaco o alle istituzioni, ma si è messa in gioco. Io ho grande rispetto di questa autonomia e quindi credo che insieme, ognuno col proprio percorso, con la propria storia, con la propria forza, dobbiamo rendere quella carta che noi abbiamo condiviso in tavoli che abbiamo fatto insieme a voi, ne abbiamo fatto una delibera, le delibere è un impegno formale, siamo già impegnati, poi gli assessori interverranno dopo, sui vari punti dei tavoli per dare attuazione già nei prossimi mesi, alcune cose che le abbiamo già fatte, ai diritti che possono diventare carne viva per alcuni di noi. Napoli deve dimostrare di essere ancora oggi e domani la città della resistenza, la città dei diritti, la città della sovranità popolare e soprattutto la città della giustizia sociale, perché la giustizia oggi è più forte della legalità formale che certe volte l'ordine costituito ci vuole impartire, e noi di fronte a leggi ingiuste ci ribelliamo perché mettiamo la giustizia al primo posto, l'interesse dei cittadini e l'uguaglianza nelle diversità. Grazie e poi siamo qua con voi un po'. Al termine dell'incontro è stato consegnato al sindaco il documento con le proposte dell'assemblea studentesca per garantire maggiori diritti ed un reale accesso ai saperi e ai soggetti in formazione.